Buongiorno, buongiorno a tutti. Il mio nome è Elisabetta Mulas e sono una persona che ama tutto il mondo del benessere e dell'olistica, oltre a essere un operatore della bellezza e del benessere. Sono qui con un amico e con un collega che è Paolo Massimiliano Tola. Benvenuto. Grazie, grazie tesoro. Buongiorno e saluto tutti coloro che si collegheranno. Mi presento, sono Paolo Massimiliano Tola. Ho iniziato ad operare nel campo dell'olistica 14 anni fa, nel momento stesso in cui ho sentito e avvertito il bisogno di poter e di dover soprattutto aiutare le persone a stare bene mentalmente e fisicamente attraverso la pranoterapia. Dopo, iniziando questo percorso meraviglioso, ho avuto modo di conoscere e aiutare tantissime persone. E non è solo il far star bene le persone, ma è proprio un toccasana per l'anima. È un regalo, che è una grande condivisione di cuore. Per poter operare, come pranoterapeuta bisogna sentire nel profondo proprio un amore immenso per l'umanità, per l'essere umano, per il nostro prossimo. Sono contento di essere ad Alessandria con questa meravigliosa persona che è Elisabetta, solare, Grazie. gioiosa, fantastica. Il giorno 23, dove faremo il corso di attivazione alla pranoterapia spirituale. Che cosa vuol dire? Vuol dire che faremo un potenziamento molto importante dell'energia pranica nelle mani, che è un dono che abbiamo tutti naturalmente. Però con delle tecniche particolari, con l'aiuto del mio spirito guida, dei miei spiriti guida e con tanto, tanto amore, come in tutti i corsi, questa energia viene potenziata. Faremo una parte naturalmente teorica e una parte pranica. Importante per chi si vuole iscrivere, è importante il sentire profondo di essere qui nel tempo che abbiamo in questo corpo meraviglioso, di essere qui per donare guarigione e amore. Il potere più grande per la riuscita nelle sessioni è proprio agire dal cuore, con il cuore. È allora lì che si apre tutto il canale energetico, è lì che arriva tutta l'energia potenziata, è lì che noi ci rimettiamo all'energia del padre, insomma, della sorgente, ed ecco che, sempre chiedendo in preghiera, in diverse poi sedute, si riesce ad ottenere dei grandissimi miglioramenti. Wow. Guarda, quando mi hai proposto questo corso sono rimasta un attimino così e man mano che ne parli sento proprio che invece è qualcosa che cresce dentro di me. La mia, tra virgolette, reticenza era dal fatto che purtroppo c'è troppa commercializzazione di questa parte così invece spirituale e questa parte dal cuore, come dicevi tu, che la sento completamente in sintonia con me. E una cosa che mi sento di dire a tutti è il discorso che il prana lo abbiamo tutti e il pranoterapeuta non è lui che ha il dono, il prana ce l'abbiamo tutti, dobbiamo solo imparare a attivarlo e utilizzarlo, giusto? Giusto, poi chiaramente nella parte teorica avremo modo di apprendere le cose importanti del corpo energetico
E poi il bello anche che ci sarà un'attivazione particolare del terzo occhio, semplice nella realtà, con un po' di esercizi che ci permetteranno di vedere il chakra proprio con gli occhi chiusi, di vedere qual è il problema nel chakra e anche di risolverlo. E sarà bellissimo. Sono sempre corsi bellissimi che lasciano tanto, tanto ringraziamento sia dalle persone che vengono, sia naturalmente da parte mia, ma anche da parte degli organizzatori, in questo caso da parte di Elisabetta, insomma, perché poi dobbiamo avere, avendo avuto anch'io un centro olistico per 14 anni, tu hai un tuo centro e sai che non c'è cosa più bella del ringraziamento sincero delle persone, no? Per Assolutamente cui sì, è alzare l'energia, far girare l'energia, aiutare noi, ma soprattutto tante, tante persone, perché da soli possiamo sempre fare poco. Se siamo in tanti, possiamo sicuramente creare un cambiamento, creare un qualcosa di frequenze, non mi piace dire positivo, frequenze alte, frequenze belle, frequenze abbondanti, frequenze gloriose, frequenze di amore incondizionato, che è una cosa sulla quale io investo tantissimo, perché lo sento, l'ho sentito e mi piace avere con me persone come Paolo Massimiliano, come Maura Tomei, come tanti altri colleghi con i quali proprio far crescere la mia, naturalmente, e l'energia di tutte le persone che vogliono aiutarci e aiutarsi. Power uguale l'unione fa la forza. Per cui è anche un tempo, questo tempo, in cui l'individualità deve lasciare spazio pienamente a quell'unione di intenti, di fratellanza bianca universale. Meraviglioso. Sono Che leggerezza, eh? Quando ti arrivano queste frequenze, queste parole che poi sono frequenze e senti che sono in sintonia, almeno a me accade questo senso di leggerezza. Sì, questo è molto importante. Poi quando faremo i corsi di sensitività approfondiremo anche questi aspetti. Perché quando si è in verità, quando si parla in verità, quando ci si esprime abbinando cuore, anima, pensiero, si crea immediatamente una bella connessione con il proprio sé superiore. In questo caso poi il mio sé superiore si aggancia al tuo sé superiore e si crea questa comunione di anime. E le nostre anime si toccano perché quando si nutrono di verità è un balsamo sublime. E questo è meraviglioso, e questa è l'energia che mi piace creare con le persone, dappertutto, non solo nei corsi. Questo è Certo, molto, molto bello. i corsi sono solo un modo, ma poi è la nostra vita di tutti i giorni, è il nostro vivere quotidianamente. Ognuno di noi può sempre fare la differenza con un sorriso, con un saluto, con un gesto, con una parola. Quindi Buongiorno. un buongiorno sorridente, un Questa è molto. emoticons. Io preferisco il buongiorno, wow, l'emoticons. Allora, domani te ne mando tre, eh? Tre wow. Va bene. Sì, io sono per wow! La vita va vissuta ogni attimo, intensamente godendosela. Questo è il mio mantra di tutti i sacrosanti giorni. È così. Mi trovi perfettamente in linea con queste parole. La cosa importante poi nell'essere un operatore di luce, come si dice, un'operatrice di luce,
È sempre importante comunque l'etica, la morale, la verità, la sincerità. Bisogna stare sempre su questi cardini, perché Assolutamente. diversamente, se non nell'operare, non si ottengono buoni effetti. Per cui è molto, molto importante la semplicità e l'umiltà. Questa è la chiave di tutto. Bene, Bene. diamo A questo, appuntamento. un'altra domanda, a questo corso può partecipare chiunque, qualsiasi fascia di età, giusto? Senza competenze, senza Guarda, conoscenze. no, 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 io ho visto ultimamente delle cose, cioè partecipano tutte le fasce d'età, ma ciò che mi ha molto stupito è stato bello, anche ragazzi molto giovani sono venuti. Mi ricordo, perché tieni presente che oggi i ragazzi di oggi, che non si sono fatti magari condizionare, manipolare, no? Da tutta l'altra parte, diciamo, e che vivono e sentono profondamente, comunque consapevolmente ciò che è la realtà che stanno vivendo, è stato per me una fonte di grandissima gioia. Io ho avuto anche un paio di sedicenni che sono venuti a fare dei corsi, ma con una consapevolezza, ma li vedi che sono proprio avanti. Sì. Ci sono Sono proprio fortunatamente. avanti. Sì, ci sono, sì, sono tanti, tanti, tanti. Ed è bello quando vedi che si riconoscono fra loro, rispetto agli altri coetanei, no? Che sono un attimino ancora, ma non voglio dire manipolati, ma lontani da Dormienti. dormienti, dormienti, che non deve essere un giudizio, no? No, in questo senso. No, dormienti, nel senso che non stanno, dormono ancora e non sono ancora risvegliati, non sono ancora, oppure se lo sono dimenticato. Sì. Niente, è una cosa molto molto bella vedere questi ragazzi perfettamente consapevoli e risvegliati, diciamo, ecco, in questo senso. Bene, quindi diamo appuntamento il 23 di settembre. Devono prenotare naturalmente, poi lasceremo tutti i nostri riferimenti, numeri di telefono e aggiungiamo qualcosa. Che ora del mattino, che ora del pomeriggio, pause? Sì, dalle 9, 9 e un quarto, perché poi dopo, intanto che ci si assesta, si fanno le 9:30 e faremo una pausa magari alle 11 e un quarto, facciamo un piccolo break pausa, così stiamo leggeri perché lavoreremo con l'energia, per cui cerchiamo di stare leggeri anche fisicamente e poi faremo un'altra pausa al pomeriggio, una o due di quelle che servono, e all'incirca alle 18 abbiamo terminato. Può essere anche mezz'ora in più, a me non è che dispiace, per cui di tenersi larghi poi con gli appuntamenti post corso. Ok, benissimo. Metteremo poi i nostri riferimenti scritti così non devono guardarsi tutta la registrazione per avere i nostri numeri di telefono. E li aspettiamo. Se hanno delle domande, noi siamo a disposizione, soprattutto tu perché sei tu che gestirai il corso. Io per la logistica sono a disposizione. Per il resto sarò una corsista, quindi. E poi diamo appuntamento anche con delle dirette Facebook dove potranno fare delle domande e preannunciamo già che faremo una diretta il giorno. Te lo dico subito, la diretta è giovedì 24 alle ore 13:30. Oh, bene, bene. D'accordo, Eli. Allora, un abbraccione a tutti, buon proseguimento d'estate. Con tanta leggerezza, tanta gioia, tanta felicità, tanta positività, tanta speranza e sempre una preghiera non fa mai male. Bene? Assolutamente sì. Un abbraccio a tutti, ci vediamo il 24 per le domande. Ciao a tutti. Ciao a tutti.
Posto? Ok, dovrebbe, sì, dovrebbe aver terminato la registrazione. Aspetta. La riunione sarà terminata, aspetta.